E come promesso, eccoci di nuovo qui oggi a parlare di Fabrizio De André. Parliamo di Fabrizio De André, l'ho già fatto io da solo, ho fatto un video di mezz'ora, una cosa lunghissima che sì, non vi siete guardati, lo so che non l'avete guardato, io parlo a voi anche se non esistete. Comunque, un video sulla sua linguistica, su quali sono i suoi stilemi lessicali, grammaticali, la sua struttura, il suo modo di scrivere. Analizzandolo e cercando di capire qual è il punto, come si contraddistingue. Oggi, per parlare della sua poetica, dei suoi significati, dei suoi concetti, delle sue tematiche, abbiamo un ospite, spero non un ospite d'eccezione, nel senso che parteciperà il più spesso possibile, ed è Micle. Beh, dunque, io sono un sacco felice di essere qui, no, dai, sì, davvero. Diciamo che ho accettato di parlare di André perché mi piace molto l'idea, no? Però no, non posso dire che ho molto titolo per parlarne, nel senso. No, va bene, dai. Allora, diciamo che ho ascoltato un sacco di sue canzoni, insomma, mi sono messo ad analizzarle un po' anche insieme ad Alessandro. Però ecco, sarà un pochettino l'ospite che saprà meno Ma cose. figurati, comunque io voglio No, ricordare Mikle che hai già contribuito, hai già partecipato al canale, mi hai fatto ovviamente la musica di Corrotto, nonché la regia, anche insomma, quello. cioè, nel senso. Ecco, Grande video. poi comunque hai contribuito alla registrazione, poi all'editing dell'audio di Chistota e sei anche comparso, se ricordo bene, come intervistato nel video sulla manifestazione sit-in studentesca al GB, no? Dai, un sacco di Bene, materiale. quindi sei praticamente a casa, sei quasi a casa. Bene, poetica di De André, beh, argomento vasto, sconfinato. Caspita. Abbiamo una produzione di circa 40 anni, una buona dozzina di concept album, un centinaio e passa di canzoni. Quali sono secondo te, proprio in poche parole, poi andiamo ad analizzarli, ma se dovessi riassumere in 3-4 concetti i punti cardine del suo pensiero, secondo te quali sono? È una domanda fantastica. Nella mia testa stavo proprio pensando, non saprei da dove partire. Caspita, se mi chiede di dire proprio due o tre parole, che cosa dico? Beh, dunque. No, direi che De André, nei suoi testi, ha decisamente parlato molto di emarginazione sociale. Direi che potrebbe essere racchiuso lì un sacco di quello che ha detto. Poi ha parlato molto delle istituzioni, anche in relazione all'emarginazione sociale. Insomma, poi tutto Certo. si mischia chiaramente. Le istituzioni in generale, lo Stato, poi vabbè, del suo pensiero poi ne parliamo un pochettino dopo, però chiaramente lui aveva un sacco da dire sulle istituzioni e tutte quelle cose lì, no? Forse è un po' troppo generico, però potremmo dire la libertà. La Anche se dire libertà. la libertà non vuol dire, cioè, nel senso, però la La libertà. bella che è addormentata, no? Ha un nome che fa paura, lo sappiamo tutti. Vabbè, certo, la libertà, le istituzioni e l'emarginazione sociale vanno molto a braccetto questi tre argomenti. Sono abbastanza d'accordo, ovvio che non sono tutti, non saranno mai tutti, anche con un video di 18 ore riusciremo a beccare tutti gli argomenti. L'unico che me la sento di specificare, che in realtà è già incluso in quello che hai detto tu, è l'istituzione delle istituzioni, Dio. De André ha parlato molto Hai ampiamente dei ragione, concetti di è vero. religione e di così via. Adesso, De André comunque va contestualizzato storicamente nel periodo a partire dagli anni 60 fino poi al 99, no? Anzi, 96 la sua ultima opera, 99 quando infine è morto. Comunque, siamo in decenni dove le ideologie fondamentali sono un paio, i due blocchi, destra e sinistra, sono estremamente netti e ben separati. E De André si può dire che idealmente sia più vicino alla sinistra che alla destra nel senso morale, nel senso che ideologico, quindi è più vicino al progressismo che al conservatorismo, mi Ok, sembra. sì, questo sì. Per quanto riguarda la teoria economica, sono sicuro che se ne fregasse altamente di entrambe, destra o sinistra che fossero, perché lui era un proclamato anarchico, non un anarchico terrorista di quelli che vogliono distruggere il mondo per vederlo bruciare, no? Però un anarchico che, laddove ci fosse la possibilità, eviterebbe anche le istituzioni e il denaro, somma istituzione fra tutte, che sia distribuito ugualmente o che sia invece concentrato nelle mani di pochi, penso non gli interessasse. Sì, no, infatti quando hai detto che è un pochettino più di sinistra, niente, cioè nel senso sì, un pochettino, però esatto, non era proclamato né di destra né di sinistra, ecco, non era Certo, proprio. nel momento in cui le destre sono più vicine a stati, diciamo, in qualche modo così conservatori, evidentemente si contrappongono un po' di più alle libertà individuali, Sì. tendenzialmente.
E quindi lui, che era invece a favore, ha detto, della libertà, anzi aveva, credo, come massimo valore nella vita la libertà, suppongo potesse essere più vicino a quello schieramento piuttosto che all'altro, ma poco ci cambia perché non ha senso parlare di lui in termini di No, destra-sinistra, ha esatto. voluto in tutti i modi estraniarsene. Ecco, allora che mi viene proprio spontaneo, stiamo parlando di destra-sinistra, si è citato involontariamente Gaber. Va bene. Comunque mi viene spontaneo pensare ai suoi album più politici. Ovviamente, quindi Storia di un impiegato, Le nuvole e, in maniera un po' nascosta, ma anche La buona novella. E Esatto, sì. vuoi dire, insomma, qual è il rapporto fra De André e la politica, soprattutto nel suo periodo storico, il 68, gli studenti, le libertà? Ma allora, di sicuro lui ha parlato un sacco, appunto, in relazione alla politica, delle sue idee di libertà, di anarchia, perché in fondo, cioè, è anarchia, però anarchia non, come hai detto tu prima, non del fare attentati o di un sacco di cose brutte, cioè, era un'anarchia nel senso di avere ognuno la propria libertà e rispettare la libertà anche degli altri, non di, insomma, imporre tutte le Un'anarchia civile. cose. Esatto. Bella cosa. Beh, dunque, insomma, questo emerge molto nei suoi album, nella storia di un impiegato e anche nella buona novella, che in fondo parla anche lui un pochettino delle rivolte del 68, di qualcosa di... Poi noi la veniamo a sapere solo perché ce lo dice lui in concerto, se no non sarebbe così palese che parliamo anche di quello. Però lui lo dice e quindi dobbiamo Se devi prenderne dire le cose che non sarebbero così palesi, atto. c'è una lista che... No, infatti... Criptico è criptico e infatti nell'analisi linguistica e poi in quella stilistica andremo a capire un attimo questa cripticità che lo contraddistingue. Allora io partirei dal commentare un po' i significati dei singoli album. Ecco, una premessa, io vado a considerare tendenzialmente i concept album, quei 7-8 concept album che ha prodotto e non tanto gli album antologici e le canzoni singole, qualche canzone singola che mi venga in mente anche sì. Ma andiamo per album, perché uno ci servono, ci aiutano a dare, non so, una compartimentazione, un ordine. Ok, adesso parliamo di quello che pensava in quel momento su quella tematica. Ok, prendiamo il concept album sulla politica, sulla libertà. Quindi andiamo per concept solo perché è più comodo, perché è più facile. E così io partirei dal dare un'occhiata ai significati e ai concetti portati avanti da Storia di un impiegato. Io ti lascio partire molto volentieri. Va No, bene. dai, sì. Se vuoi, sì. Allora, Storia di un impiegato è un album straordinario, ovviamente. Comunque, è un album che ci narra di questo impiegato che parte da una posizione appunto di impiegato. Ed è interessante la scelta linguistica, di nuovo, tornando al suo modo di scrivere. Impiegato, oltre che è un sostantivo che però nasce da un participio passato, dunque da una forma passiva del verbo. Ecco. Il ragazzo protagonista è passivo a moltissime cose, è passivo a una società, è passivo alle istituzioni e non ha nessuna forma di libertà. È incasellato in un certo lavoro, no? E infatti nelle prime canzoni è ossessionato dal suo adesso è tardi, devo tornare al lavoro. Ecco dunque che è passivo al modo di funzionare di una società, ne è diventato un ingranaggio. Pian piano, ispirato dai sessantottini francesi, quelli del maggio, gli viene la balzana idea di costruire una bomba e farla esplodere al ballo mascherato della celebrità. Forse potrebbe essere, vediamo nel bombarolo, il Parlamento, comunque una delle sedi del potere, quale che sia. Qual è il problema? Il problema è che quando gli viene questa idea, poi inizia la serie dei tre sogni. E nei tre sogni dell'album cosa succede? Succede che questo impiegato si figura effettivamente di compiere l'attentato e scopre che se svolgerà il suo attentato alle istituzioni, se cercherà la propria libertà in una maniera vendicativa, in una maniera violenta, ostile e aggressiva, non potrà far altro che trovarsi ingabbiato in nuove gabbie, no? Si dice che sostituirà suo padre, Certo, che... la canzone del padre, Esatto, sì. lui non riuscirà ad emanciparsene. Perché? Questo è un concetto davvero profondissimo, secondo me. Si può trovare la propria libertà, si possono distruggere le istituzioni, e qui ovviamente l'uccisione di Dio e Nietzsche, dopo Nietzsche ci arriviamo, ma con un Esatto, altro beh, album, esatto, con direi. calma. Questa caccia, questa ricerca della propria libertà non può accadere quando siamo schiavi di un odio vendicativo, per esempio.
Ed è fondamentale, uno dei punti davvero cardine, il sottotesto che c'è sotto tre quarti di quello che De André ha fatto, detto e vissuto. Sì, infatti questo si attacca un sacco anche a non al denaro, non all'amore nel cielo. Poi ne parliamo con calma. È la figura del giudice. Esatto. Dunque, abbiamo storia di un impiegato che nel 73, se non ricordo male, comunque poco dopo il 68, ci va a narrare questo avvenimento di come anche la ricerca di libertà possa essere un modo di trovarsi, mettersi in gabbia. Ecco, adesso ieri abbiamo citato Nietzsche e tocchiamo Nietzsche. Aspetta, prima io vorrei rendere tutti partecipi di questo serio problema. De André ha detto esplicitamente che Storie di un impiegato è uno dei suoi album meno riusciti e poverino, non è riuscito a comunicare quello che aveva in testa. In effetti è un po' bruttino, Beh sì, è un dobbiamo album palesemente dire un venuto detto. male, Sì, cioè, sì, sì. Io no. non l'avrei neanche fatto uscire fossi stato tu, ok? Basta, Certo. dai, vai. Ok, Ok, andiamo avanti, perfetto. scusa. Detto ciò, Nietzsche, ecco, che cosa... Ti prego, Ok, gli ho parla tu fatto di bene, Nietzsche. Le metamorfosi, Beh, le in lucidate effetti, io. esatto. In effetti, non al denaro, non all'amore né al cielo, è probabilmente l'album che mi è piaciuto di più, comunque uno degli album che mi è piaciuto di più. Mi è piaciuto di più, non so parlare, ok? In effetti, potrebbe essere visto in un'ottica nicciana, perché in quest'album parlano sostanzialmente delle persone che sono morte, no? E che nella loro vita sono state particolarmente attaccate o al denaro o all'amore o al cielo. E non è, cioè, nel senso, qui qualcuno potrebbe dire attaccata all'amore, ma no, dai, è una cosa bella. No, cioè, nel senso, ci sono modi e modi, insomma, poi anche De André ne parla un pochettino bene, ecco, diciamo, di questa cosa. Ma il fatto, diciamo, la morale, secondo me cosa? Cioè, la morale è molto probabilmente che se una persona sta attaccata al denaro, poi all'amore, poi al cielo, a varie cose, resta ingabbiata nelle stesse cose che pensa di volere, no? E in pratica si priva della sua stessa libertà. Mentre questa cosa è contrapposta alla figura del suonatore Jones, no? Un musicista, uno che fa arte, cosa bellissima, che invece non pensa tanto ai soldi, non pensa tanto. Potremmo dire che non pensa praticamente a niente, però non nel senso che è spensierato in maniera brutta, cioè nel senso è una cosa un pochettino diversa. È spensierato, ma nel senso che vive quello che ha, nel senso che suona per le persone che gli chiedono di suonare, è una cosa davvero un sacco bella. E si può collegare appunto al bambino nicciano, all'ultimo passaggio delle Metamorfosi di Nietzsche, in cui un uomo si libera di tutti gli dèi. Insomma, che gli danno dei doveri, no? Un po' come può essere il denaro, no? Che ti dà dei doveri, tra virgolette, non sembra, no? Però in realtà uno poi resta attaccato a questa cosa, resta in un circolo, potremmo dire, comunque resta ingabbiato, Certo, resta la senza libertà. dipendenza al posto del possesso. Esatto. E invece liberandosi da tutte queste cose, arrivi ad essere completamente libero. Questa secondo me è una cosa bellissima. E nella totale libertà, secondo Nietzsche, noi creiamo, noi produciamo. Ed è Esatto. ciò che fa l'artista, che fa De André, che fa il suonatore Jones. Infatti non è a caso che è un suonatore, cioè che è un musicista il suonatore Certo. Jones. Ma infatti Nietzsche, un po' come me, ma caputo a caso da chi avrò preso, ha un'opinione altissima dell'arte come massima suprema espressione dell'essere umano. Poi, beh, Nietzsche la contrappone alla scienza, dicendo che la scienza è praticamente il male dei mondi del nuovo Dio. Io ho una visione della scienza forse un po' più gentile, ma comunque non rosea. Io prediligo l'arte alla scienza. Anche nell'album Non al denaro, non all'amore nel cielo c'è un forte discorso sulla scienza. C'è il chimico che è troppo razionalista. C'è poi, per esempio, invece il matto. Il matto che, nel non essere capito dagli altri, cerca di aggrapparsi al loro metodo scientifico, al loro metodo tecnico, no? Io tentai di imparare la Treccani a memoria, una Sì, cosa così. ricordo, sì. Il matto che ha un linguaggio diverso da quello degli altri, tenta inutilmente, perché poi ne muore di tutto ciò, tenta di adeguarsi al loro linguaggio, che è descritto da un'enciclopedia, che è enciclopedico, dunque è scientifico, e enciclopedia è ciò che dovrebbe abbracciare tutto. Cos'è questo se non la scienza? E la conoscenza, capite censeo nominale, un po' di tutto, le relazioni fra gli oggetti e le cose. Il pretendere di conoscere troppo, anche in Non al denaro, non all'amore, nel cielo, è visto più
visto più come un atto o di superbia o anche solo di ingenuità che come un bene, come un utile. Nietzsche più o meno dice così. Esatto, però questa è una scienza vista come qualcosa che ingabbia, no? Però la scienza non è necessariamente questo, e qui secondo me sta la parte, diciamo, positiva, cioè nel senso la parte un po' fuori dalla visione nietzschiana, per cui se uno si sente, non lo so, portato per la scienza, è comunque una cosa di cui si innamora, un po' come l'arte, no? Uno si innamora della musica, ok, a quel punto non è affatto un problema, non è una cosa necessariamente brutta, No, e certo, la quindi... scienza è semplicemente Esatto. utile. Al di là del Esattamente. vero o falsa, è utile. Noi adesso possiamo star meglio di prima grazie al vaccino, noi possiamo guidare macchine e mezzi sempre più veloci grazie alla tecnologia, possiamo risolvere l'inquinamento ambientale sul riscaldamento globale grazie alle tecnologie, sì, le stesse che l'hanno causato, ma comunque ora possiamo risolverlo grazie a loro. La scienza è utile, ha il problema di fondo di essere incompleta, ma quasi tutto Ok, sì, però ce questa è un'altra. Esatto, cioè un pochettino l'ha. un'altra Esatto. storia. È utile, quindi fin tanto che è utile, Esatto. infatti, io non la biasimo di certo. È una questione solo di mettere in priorità. Esatto, però ci sono persone che non possono imparare la Treccani a memoria, nel senso se il matto invece di provare a fare quella roba lì fosse semplicemente stato se stesso, sarebbe stato come il suonatore Jones, non Esatto. necessariamente suonatore, però nel Sì, senso. se avesse trovato il modo di esprimere limpidamente ciò che è, senza tentare di auto-ingabbiarsi, no? Perché poi questo è il problema, e con questo arriviamo all'esclusione, all'emarginazione. Noi quando è che tentiamo di adeguarci al linguaggio comune, al linguaggio degli altri, cambiamo noi stessi per adeguarci al modello precedente? Quando come noi stessi, quando nella nostra forma più pura, siamo isolati, siamo diversi, siamo inaccettabili. E quindi preferiamo fare un torto a noi stessi, un piccolo, quello che ci sembra un piccolo torto, modificarci, adeguarci, sterilizzarci, per poter entrare nella gabbia dove ci sono tutti e quindi stare in compagnia, perché noi abbiamo, tutti noi esseri umani sentiamo il desiderio, il bisogno di affetti, amicizie, amore, di tutto ciò che è stare insieme, stare con altre persone. Il problema è che De André ci ricorda quanto questo sacrificio, il cambiare se stessi, non sia così piccolo, così leggero come alcuni pensano. Esatto, sì, secondo me qui c'è un punto su cui stare un pochettino attenti, non è detto che sia sbagliato, però su cui quantomeno stare un attimo attenti, ed è il cambiare se stessi perché qualcosa non va. Nel senso, non è detto che quel qualcosa che devi cambiare non vada cambiato. Cioè, per quello che hai detto tu, no? Se uno cambia se stesso perché qualcun altro vuole che cambi, non è una cosa bella, e di base sono d'accordo. Non escluderei il caso in cui c'è una cosa che va cambiata ed effettivamente andrebbe cambiata. Non so, cioè nel senso, se una persona ti consiglia di cambiare un tuo atteggiamento piuttosto negativo, non è detto che lo stia dicendo per il tuo male, non è detto che se tu lo cambi la tua situazione peggiori, anzi. Quindi Certo, il punto è c'è quando esatto. tu sei voler, quando sei tu a volerlo, il cambiamento è sempre legittimo. E infatti dico, tu non devi cambiare perché piace agli altri che tu sia diverso da come sei. Ma se un altro ti fa notare come sei e a te quella cosa lì non piace, allora sarai tu a volerla cambiare, e cambiare è tuo diritto, anzi, tuo dovere, tuo desiderio. Il punto che esprime De André, su cui sono d'accordo io, è che non devi cambiare per far piacere ad altri. No, Ma certo, finché sei sì. tu a trovare qualcosa che non ti piace di te stesso, certo che lo cambi. Sì, effettivamente è vero, in quel caso lì sei tu che ti accorgi che quella cosa non ha senso dopo che un altro te l'ha fatto notare, quindi cambi, sì, ok. E quindi, diciamo, l'emarginazione, il matto non al denaro, non all'amore, né al cielo, ci apre il tema dell'emarginazione, uno dei capisaldi che abbiamo citato in apertura. Ovviamente l'album simbolo dell'emarginazione nella carriera di De André è l'ultimo, Anime Salve. Vuoi dirci qualcosa? Beh, insomma, no, vabbè. Da dove partire? Parla di un sacco di cose bellissime. No, più che altro porta anche un sacco di esempi, un sacco di situazioni diverse. Parla dell'emarginazione di un intero popolo, ancora Canè. Parla dell'emarginazione perché ci si sente diversi, ma non si capisce bene, con Princesa, insomma. Parla di un sacco di cose. Beh, E vai avanti. l'emarginazione qua viene contrapposta al desiderio, che ha anche il matto, di Esatto. entrare, anzi di uscire dall'emarginazione e entrare nella società, di essere accettato. Il punto è che, dice De André,
Non è il diverso che deve forzarsi a cambiare per adeguarsi agli altri, sono i tanti, i simili tra di loro che dovrebbero essere più aperti ad accettare il diverso. Ovviamente questo è il suo discorso, mi sembra un discorso abbastanza sensato, come Esatto. dire. Sì, Il sì, sì. punto che secondo me davvero fa forte di André è il fatto che queste tematiche, che tutto sommato hanno trattato in tanti, lui le ha trattate con una presenza storica assolutamente irrimediabile, nel senso che De André crea una frattura alla quale la società non può esimersi, non può lasciarla stare, perché De André, senza aver bisogno di accusare i singoli individui, senza aver bisogno di citare come fanno altri cantanti, ironicamente o satiricamente, un politico, uno scrittore, un giornalista, quello che è, anche senza questi mezzucci, De André riesce comunque a mostrare in maniera così diretta, così esplicita, la durezza di una certa situazione vissuta da tanti e la cattiveria, la malignità di coloro che la perpetrano, che non ci si può sentire esentati. E torniamo indietro al no, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. De André davvero riesce a farti sentire in colpa. Persino, diciamo noi, che io non mi sento una persona troppo oppressiva, non mi sento uno che discrimina. Però quando ascoltando certe opere di Dionne mi vengo, però quella volta lì Sì. è incredibile, secondo me è irrimediabile, nel senso che non riesci a ignorare quello che ti ha detto una volta che te l'ha detto. Sì, è un misto tra avere un sacco di cultura, avere un sacco di opinioni ben formate, cioè non solamente, ah sì, effettivamente la libertà è una cosa bella, mortacci, cioè un sacco di roba, e poi essere in grado di farle passare in questo modo, cioè un sacco di figure che utilizza anche la semplice frase per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti. Nel senso, è una cosa, in una frase ha detto tutto, cioè wow, è fantastico. Infatti, secondo me, ciò che rende tali i grandi artisti, in quanto a poetica, significati a filosofia, è la coerenza. Non una coerenza nel senso di impossibilità di cambiare visioni. Abbiamo, per esempio, un Guccini che sulla tematica del divino ne ha cambiate una settimana, no? Ma anche De André ha cambiato alcune sue opinioni, specie politiche, dai tempi di Storia di un impiegato fino poi ad Anime Salve, sulla cito, diciamo, non so, parlando del naufragio della London Valour. È diverso il discorso dal 73 all'85, al 90, alle nuvole, no? Adesso arriviamo anche alle nuvole. Quindi non è la coerenza del non cambiare, ma è la coerenza dell'adottare sempre gli stessi metodi, una volta che si sono rivelati funzionanti. E il metodo ovviamente porterà tendenzialmente a risultati simili, con qualche cambiamento. Ecco, la poetica di De André è troppo coerente, è spaventosamente coerente, perché ogni singolo album, ogni singola canzone ha un preciso significato ben più ampio di quella che avrebbe da sola dentro tutta la sua produzione. Ora, i classicissimi, quelli che conoscono tutti, magari vuoi La guerra di Piero, Il pescatore, Bocca di rosa, che sono tutti dei singoli, erano usciti magari in volume primo, che però non è un concept album, Certo, è sì. antologico. Anche queste canzoni famosissime, che più di una volta, magari fino a qualche anno fa, adesso un po' meno, ma venivano cantate in spiaggia dalla gente, Fino a qualche anno fa. neanche tante, te lo No, no. assicuro. Comunque, queste canzoni, che già da sole sono fenomenali e bellissime e significative, ma se contestualizzate nell'opera di De André, moltiplicano in maniera immensa, esponenziale la loro portata, la loro vastità. Perché se no, io penso, non so, Bocca di Rosa, che può sembrare quasi solo una presa in giro, non a caso comunque ha a che fare con una canzone di Brassens, no? E quindi ha dell'ironico, dell'umoristico. E quindi sì, ti porta la storiella carina di questa prostituta che alla fine fa innamorare così tante persone che le donne del paese la scacciano. Di base è una storiella umoristica, ironica, un'ironia un po' amara, con una sferzata di critica sociale, ma non sembra abnorme e drastica. Ma dentro alla produzione di De André tu vai a dire sì, però quei gendarmi che la portano via sono gli stessi gendarmi che interrogano il pescatore, sono gli stessi gendarmi, per esempio, incarnati da Pasquale Cafiero in Don Sì, Raffaè. sì, Capisci? sì, sì. Tutto va a incastrarsi in un mosaico per cui ogni singolo pezzettino ha un significato, una portata amplificati grazie a tutti gli altri.
botto, ma poi il semplice significato della canzone è estremamente contestualizzato con tutto il resto che ha fatto. Non è che c'è cioè, un giorno gli è girato di fare sta storiella, un pochettino più ampia la cosa, ecco. Quindi sì, di Certo, la solito. sua poetica è stata costante e coerente per tutta la vita, e questa non è una cosa che in tanti artisti si ritrova. E infatti le tematiche, l'abbiamo detto, sono le prime dall'inizio alla fine. Se il suo primo concept album è stato La Buona Novella e l'ultimo è stato Anime Salve, tu trovi nel mezzo che sono state snocciolate in realtà sempre le stesse tematiche, ma sotto mille luci. Nella Buona Novella abbiamo da un lato la tematica del divino, di andare a decostruire la figura, l'autorevolezza del divino, andando a dire che ce n'è altrettanta, se non di più, nell'umano. Da Laudate Dominum, no? Dominum. Dominum. Ah, Laudate Hominem. Hominem. Certo, dalla date. Latino. Esatto. E Dov'è? meno male che fai lo scientifico. Non me lo ricordare. Comunque. Vabbè. Esatto. Quindi dentro la buona novella abbiamo l'esaltazione, la rivalutazione delle figure umane a scapito di quelle divine. Non perché quelle divine non possano in nessun caso dare anche buone idee e così via, ma perché non ce n'è bisogno. Per una persona abbastanza capace di vedere l'umanità con occhi sinceri, non c'è nessun bisogno del divino. Non ti va a dimostrare teologicamente che non esiste Dio, che non è quello il punto. Il punto è che non ce n'è bisogno nella vita per agire bene e poi per essere felici e per essere liberi, liberi dalle istituzioni. Il divino è un'istituzione. E poi hai appunto il percorso della libertà e dell'istituzione dentro a non al denaro, non all'amore né al cielo. Appunto, l'abbiamo già detto, la libertà espressiva, la ricerca del sé. E poi abbiamo tutti moriamo a stento. Giusto, non abbiamo ancora citato. Esatto, c'è cioè tutti moriamo a stento. Che anche lì si parla del morire della sofferenza, no? Non si parla di come uscirne, ma sicuramente la sofferenza è una delle nostre gabbie, perché quando noi stiamo soffrendo siamo meno capaci di valutare correttamente le situazioni e tendenzialmente agiamo in maniera meno libera da noi stessi. E questo lo mostra appunto in Tutti moriamo a stento, e una delle canzoni più importanti, una delle più belle di tutta la sua carriera, il Cantico dei Drogati, parla della Immaginavo. dipendenza. E che cos'è la dipendenza da qualcosa se non la mancanza di libertà? Sì. In effetti, Quindi. stavo proprio pensando a come potrò dire a mia madre che ho paura, che sono in Esatto. questa gabbia. E di nuovo, come potrò dire a mia madre, ecco, io vorrei dire, qui abbiamo, in questa, una delle sue primissime canzoni, l'istituzione genitoriale di fronte alla quale si chiede perdono, si invoca grazia, si chiede di avere un rapporto amorevole. L'ultima canzone di De André, Smisurata preghiera, lui dice, è un'invocazione a un'entità parentale che ci ascolti e ci esaudisca. Dalla prima all'ultima canzone c'è un filo logico serratissimo, serratissimo. E poi tutto quello che c'è nel mezzo, abbiamo Le Nuvole, abbiamo Rimini, abbiamo tutti gli album che ha fatto nel frattempo. Quindi il discorso fondamentale di De André non è uno, ma sono tantissimi. Che si incastra in una maniera mostruosamente coerente in 40 anni di canzoni, per tutto, per il nostro piacere, davanti a noi. Quindi la poetica di De André è la poetica della libertà degli ultimi, degli emarginati, è la poetica di De André è la poetica di un individuo. Secondo me sono pochi gli artisti all'interno delle cui opere vediamo così bene la persona che sono, al di là del personaggio. Sì, anche perché sennò ascolterei di più quegli artisti di De André. No, scherzo, dai. No, è vero. Ultimamente non si può dire De André ha parlato di libertà, non si può dire De André ha parlato di istituzioni. Effettivamente sarebbero ben racchiudibili tutte in questo. E infatti un'informazione importante che magari molti che lo conoscono poco o superficialmente non sanno è che lui ha davvero vissuto questi suoi ideali, questa sua filosofia. Lui, da quando se l'è potuto permettere in avanti, ha comprato una magione in Gallura, in Sardegna, e si è messo a coltivare i campi. Lui, una delle persone più ricche d'Italia, in quel momento uno degli artisti più in voga del momento, si è messo a coltivare i campi. Come il suonatore Jones, no? Che diceva, co come pensarla migliore questa terra? Come pensarla migliore? Già.
All'inizio, quando stavamo ancora parlando di quello che pensavo, eccetera, mi era proprio venuta in mente la figura di De André su un trattore, che bello! No, perché però a partire di scherzi, davvero bellissimo pensare che una persona non solamente ha detto un sacco di cose belle prima, ancora ha pensato un sacco di cose belle, ma poi ha effettivamente agito in questo modo che... Wow. E quindi secondo me questo ci attesta al fatto che la sua poetica artistica, la sua filosofia che emerge dalle opere, è davvero la filosofia di una persona, di un individuo. E per questo dicevo che la poetica di De André è essere Fabrizio De André e nulla più.